Vedi, vedi il G2. I primi tre classificati della Coppa d'Oro di oggi. Come avete fatto a mettervi d'accordo per raggiungere i positivi? Per un po' sembrava che potessero arrivare al traguardo. Siamo iniziati i gambi, i vari sforzi, li vedevamo sempre lì a 50-60 metri. Poi di Pietro abbiamo un po' aumentato l'andatura con gli scarti, la parte di Giannelli, tutti noi, e l'abbiamo ripreso. Abbiamo fatto la maggior parte della salita tutti insieme, controllandoci, e nel finale, quando mancava circa un chilometro, siamo andati a tutta, insomma, siamo rimasti a pure, poi nel fine discesa ci hanno ripreso altri due corridori. Ieri c'erano dei direttori sportivi che dicevano: questa gara rispetto al campionato italiano noi ci teniamo di più, ci prepariamo. Tu che l'hai vinto il campionato italiano, è da 21 anni che qua non vinceva uno con la maglia della campione tricolore. Come la vedi questa tua vittoria rispetto al campionato italiano? Il percorso l'ho trovato simile, poi a parte il doppio numero dei corridori, che era parecchio più numeroso, insomma, la campionata di anni era 120, 130, qui era una vittoria in 400, un po' di difficoltà nel gruppo, perché tutti, insomma, vogliono passare avanti, vogliono cercare di guadagnare posizioni, ma del resto sono partito in prima posizione e non ho trovato queste difficoltà come lo scorso anno. L'unica difficoltà che ho trovato è nell'ultima salita, dove ho sbagliato parecchio per stare con i primi. E sono parecchio soddisfatto, dai. È la prima vittoria dopo il campionato italiano. E Rocchetti invece? Io invece, al contrario di questo, l'ultima salita è suonato meglio della prima. E ho tenuto duro anch'io, sapevo che c'era la possibilità di far bene e ci ho messa tutta. Alla fine è stato più veloce e io ho giocato le mie carte e andato avanti. E al terzo posto? Sì, io in pianura non ho dato un cambio, sapevo di essere meno forte di loro in salita. Quando è partito Giannelli all'ultimo chilometro mi sono sfilato un attimo, sono riuscito a rientrare all'ultimo chilometro, ho dato tutto, poi in volata quello che era rimasto. Ho dato e sono contento.